L'arte di arrangiarsi è il titolo di un popolare film del 1954 di Luigi Zampa, con un indimenticabile Alberto Sordi, dove interpreta Risorio Scimone, un personaggio privo di scrupoli che giunge a Roma dalla Sicilia, tenta la scalata sociale attraverso improbabili mestieri, tra i quali il regista e il politico, per finire poi a vendere lamette da barba. Il titolo di questo film fa venire in mente l'attitudine quasi insita nella popolazione di Roma nel secondo dopoguerra a improvvisarsi nelle tipologie più bizzarre di occupazioni o mestieri per cercare di tirare avanti e sbarcare il lunario. Numerose sono le stampe fotografiche di Emilio Gentilini, Mario Carbone e Gianni Durillazzi, realizzate tra gli anni 50 e 70 dello scorso secolo, che ritraggono donne e uomini per i vicoli romani di Trastevere alle prese con mestieri insoliti e scomparsi in altre città. E se il lavoro nobilita l'uomo, è anche vero che ogni lavoro ha pari dignità. Gli anni, a partire dal dopoguerra, sono quelli della rinascita. Per Roma anni difficili, perché l'evento bellico ha reso povera l'Italia, ma carica di nuove energie. Di vitalità e creatività sono caratterizzati queste donne e questi uomini, alle prese con mille più mestieri scaturiti dalla fantasia popolare. Il vecchio si aggira per le vie di Roma, con un tavolo sulla testa che riporta la scritta «Occhiali». Non serve una bottega per inventarsi ottico. È sufficiente un vecchio tavolino con il quale girare per le strade e procacciarsi la clientela. Chi ha più disponibilità possiede una bicicletta e un retino a traino e si avvia insieme ad altri pescatori verso il litorale romano. Nell'immagine fotografica di Mario Carbone, che sembra uscita da un film di Vittorio De Sica del 48, Ladri di biciclette. Un'anziana signora, dall'intercedere elegante di una nobile romana, raccoglie cartoni tra Piazza Santa Maria in Trastevere e i vicoli vicini. Il suo prezioso strumento di lavoro può essere il telaio di una carrozzina da neonato, dove carica scatole e scatoloni che rivenderà. Questo itinerario, che si è dipanato tra i più caratteristici mestieri della popolazione romana, è dedicato al 1° maggio, che celebra la festa di tutti i lavoratori, ma proprio tutti, compresi i saltimbanchi e i mangiafuoco, i cantastorie, i posteggiatori, così a Roma sono definiti cantanti e suonatori ambulanti come quelli ripresi da Emilio Gentilini e Gianni Durillazzi. E in queste fotografie sono uomini e donne che allietano il pasto e le bevute di chi si sofferma nelle numerose osterie del centro storico, con una vecchia fisarmonica o un pintoresco organetto o piano alla ruota, trainata a mano.